Ehi, benvenuto ad un nuovo video! Tra gli animali da compagnia, cani e gatti sono tra i più comuni al mondo. Però, alcune persone vanno oltre e vogliono un animale che non tutti hanno. Gli animali che ti mostrerò oggi sono veramente rari. Non credo che li troverai spesso in giro. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. I canguri sono marsupiali che si trovano soprattutto in Australia e in Nuova Guinea. Un uomo australiano di nome Jack O'Doherty è apparso sui giornali quando ha caricato un video del suo canguro nel 2016. Il canguro è ancora piccolo oggi, ma crescerà tra gli 1,5 e i 2,8 metri. Dice di aver salvato il canguro mentre camminava accanto all'autostrada a Sydney. Ha aspettato un po' per vedere se la madre del canguro fosse arrivata, ma quando non l'ha fatto se l'è portato a casa. Da quel momento il canguro è cresciuto con lui ed ora sono amici strettissimi. Damien segue il suo padrone ovunque e Jack ha deciso di registrare molti video dove si vede loro che costruiscono un castello di sabbia e dove il canguro viene portato in un centro animali, dove verrà riabilitato e poi rilasciato nella natura. Numero 9. Probabilmente non ti aspettavi delle puzzole nella lista. Questi animali sono famosi perché emettono una specie di liquido puzzolente quando si sentono in pericolo. Sono originarie dell'America e sono state menzionate per la prima volta da Cristoforo Colombo. Le puzzole mangiano roditori e insetti. Averne una come animaletto è piuttosto raro, anche grazie alle regole rigide che esistono per prendersene cura. Si possono tenere solo in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, Canada, Olanda e Germania. In alcuni casi, le loro ghiandole odorose vengono rimosse, anche se non sempre. Una volta che socializzano con la famiglia, divengono animali molto socievoli e calmi e usano le loro difese solo se sono stressati o in pericolo. Numero 8. I lupi sono gli antenati dei cani e si trovano soprattutto nell'emisfero nord, dove vivono in natura. Nel 2019 sono usciti articoli riguardo un enorme cane lupo con il DNA all'87,5% lupo grigio, 8,6% husky siberiano e 3,9% pastore tedesco. Il cane lupo si chiama Yuki, ha 12 anni, pesa 60 kg e vive in un rifugio animale a Naples, Florida. La persona che lo ha portato lì si chiama Brittany Allen. Yuki diventò troppo grande per il suo ex proprietario, rendendo difficile le sue cure. Si dice che Yuki mangi fino a 5 kg di carne 4 volte a settimana ed è accompagnato da una femmina di cane lupo che vive nella stessa gabbia. In molti paesi è illegale avere un cane lupo e solo in alcuni stati dell'America e della Russia è possibile tenerlo. Sapevi che ce ne sono alcuni anche nei pressi dell'Europa occidentale? Dovremmo probabilmente cambiare strada se ne incontriamo uno. Numero 7. Gli alpaca, chiamati anche lama della montagna, sono animali del Sud America, della famiglia dei cammelli. Se li osservi attentamente, assomigliano veramente tanto ai loro cugini lama, anche se gli alpaca sono più piccoli e si trovano in greggi soprattutto nelle Ande, in Perù, Ecuador e Cile, ad un'altitudine di 3.000 metri sopra il livello del mare. Come lama, anche gli alpaca sputano e lo fanno quando sono spaventati o vogliono dimostrare dominio. Stranamente, gli alpaca sono diventati piuttosto popolari come animali da compagnia. Se ne trovano sempre di più nel mondo. Uno dei motivi principali è che la loro pelliccia dà vita a della lana molto soffice. Chewy e Alfis sono due alpaca molto popolari su Instagram. Vivono entrambi in Australia e le loro pagine hanno rispettivamente 230.000 e 525.000 followers, numeri enormi. Numero 6. I serpenti sono animaletti da compagnia non più tanto rari, anche se alcune persone non si fermano a quelli piccoli. La famiglia LeBlanc della California negli Stati Uniti d'America si dice che possegga centinaia di serpenti e lucertole, tutte provenienti da un vecchio negozio di rettili chiuso. Uno dei serpenti del gruppo è un pitone burmese lungo non meno di 6 metri.
Il pitone burmese è uno dei serpenti più lunghi al mondo ed è nativo dell'Asia del sud-est, dove vivono nelle paludi. Il padre della famiglia fa anche giocare i suoi tre figli con il pitone. Non pensi che sia pericoloso? Secondo Eric, il padre, il pitone è inoffensivo, anche se è sempre presente se succede qualcosa. Dice anche che ha insegnato ai suoi figli come prendersi cura dell'animale. Infatti in una foto, sua figlia si trova sul divano con il serpente attorno a lei, entrambi piuttosto calmi. Numero 5. Secondo il World Wildlife Fund, al 2014 ci sono solo 1864 panda rimasti nel mondo, di cui 400 in cattività. Nella natura, i panda si trovano solo in Cina, anche se la popolazione sta calando a causa dei pochi habitat rimasti. La riproduzione è anche molto più difficile per loro rispetto ad altri animali. Nonostante ciò, i panda si trovano negli zoo di tutto il mondo, anche se è la Cina stessa a decidere quali paesi possono ospitare questi animali. Non è illegale averne uno come animale da compagnia, basta che ti trovi lì. In alcuni casi, i loro custodi indossano costumi da panda per ridurre lo stress dei piccoli. Per prendersi cura di un panda ci vogliono giorni interi, proprio come dei bambini, un animale bisognoso. Numero 4. Le linci sono predatori felini che si trovano in Europa, Asia e Nord America, sulle zone montuose. Grazie al cambiamento climatico e alle persone, questi felini stanno perdendo i loro habitat. Ci sono diverse persone che li hanno come animali domestici, come ad esempio i genitori di un'undicenne russa, che hanno comprato una lince di 4 anni, chiamata Zen, alla figlia. Zen fa le fusa proprio come un gatto e dorme nello stesso letto suo. Alla lince piace giocare con gli altri gatti della famiglia ed è molto dolce, anche se dopo tutto rimane un animale selvatico, che necessita di un allenamento specifico. Numero 3. I procioni sono animali che si trovano in Nord America. Nella natura, procioni giovani cadono spesso preda di predatori come giaguari o le aquile. Vivono nelle zone forestali, vicino a laghi e ruscelli, anche se si trovano spesso anche in città. I procioni sono conosciuti anche perché portatori di rabbia, oltre ad essere spesso sporchi e violenti. Una donna chiamata Rosie Camp ne ha trovato uno nel suo giardino nelle Bahamas, un giorno dopo essere caduto da un albero. Al procione piace giocare con i cani e dorme anche nello stesso letto della padrona. Pumpkin, il suo nome, pensa di essere un vero e proprio cane e su Instagram ha addirittura 1,4 milioni di followers. Numero 2. La blatta fischiante è un animale nativo del Madagascar, paese africano. Vivono vicino agli alberi delle foreste tropicali e sono notturni. Possono crescere fino ai 15 cm e mangiano insetti più piccoli e frutta. Una delle particolarità di questo insetto è, appunto, il fischio che produce. Il suono proviene dal suo corpo quando respira velocemente. Più grandi sono, più il suono è forte e veloce, e serve sia a disturbare sia ad attirare i partner. Tante persone pensano che sia più una scocciatura che un animaletto da tenere, anche se diverse persone se ne prendono cura. Le blatte mangiano qualsiasi cosa, dalle piante succose, le loro preferite, a materiali marci, spazzatura e anche altre blatte. Numero 1. I Nycticebus sono un gruppo di primati notturni che si trovano nel sud-est dell'Asia. Ad un primo sguardo possono sembrare carini, e non pensi sia difficile pensare che alcuni li vogliano come animali domestici, ma questi primati sono conosciuti soprattutto per il morso velenoso. Le tossine si trovano in una ghiandola sulle loro braccia che leccano ogni volta. È molto raro che i primati abbiano delle zecche e usano questo deterrente per altri predatori. Sono anche molto mortali per gli umani. Nonostante siano proibiti, c'è un canale YouTube che ha un Nycticebus come animaletto. L'unica informazione che ho trovato è che il nome dell'animale è Azuki e abita in Giappone. Che animale di questa lista vorresti come animale domestico? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Se vuoi vedere altri video che ho fatto,
premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.